Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi, anche se mi vedi un po' in ombra perché alle spalle ho tantissima luce, ti voglio parlare appunto di luminosità. La luminosità è uno di quegli aspetti che spesso, quando si scelgono nuovi infissi, non viene preso in considerazione e invece è una delle caratteristiche principali del sistema Bisacchi. Quindi è una caratteristica che viene analizzata a priori. Ad esempio, in sostituzione non montiamo mai un nuovo infisso sopra quello vecchio, perché ti toglierebbe tantissima luce e ti farebbe diventare la tua casa buia. Quando si seleziona un vetro per l'infisso che hai scelto, si guarda la trasmittanza luminosa, ovvero quanta luce attraversa e entra nella tua casa attraverso quel vetro. Poi un'altra cosa che andiamo a vedere è lo spessore dei profili. Se hai una casa molto buia o dimensioni di finestre piccole, è molto meglio andare su profili appunto con spessori slim. Profili più piccoli daranno luogo a un vetro, a una dimensione di vetro più grande, e di conseguenza ti entrerà più luce in casa. Ora voglio anche farti notare quanto è bella questa finestra con dei profili così sottili. Mi succede, scherzando con mia moglie, che quando torno a casa gli dico: e anche oggi abbiamo fatto un bellissimo quadro, perché cose di questo tipo, a mio avviso, non sono più serramenti, non sono più infissi, ma sono appunto quadri molto belli, soprattutto se hai un bel panorama alle spalle, ma in ogni caso quadri molto luminosi. Quindi quando devi cambiare i tuoi infissi, fai molta attenzione alla trasmittanza luminosa del vetro e allo spessore dei profili. Se ti è piaciuto questo video, segui il canale e metti un mi piace. Ciao, al prossimo video.